Benvenuti a un nuovo video di CC Italiano e oggi vediamo Amber, questo prodotto qui, che è un NAS, ma è molto più di un NAS, grazie alle funzionalità di Amber Pro. Sigla. Che cos'è Amber? Amber è un NAS, uno storage, che però è molto più di uno storage perché vi rende disponibile il contenuto anche in cloud, è molto orientato al cloud. Infatti il suo slogan è Personal Hybrid Cloud, e che ha molte caratteristiche interessanti, due dischi, poi ha diverse porte, adesso lo vedremo. E poi c'è un sistema operativo basato su Linux che è proprietario, però diciamo sempre aggiornato continuamente. Ma una cosa più importante che vedremo durante il video è la possibilità di eseguire i Docker che danno la possibilità di ampliare le sue funzionalità pressoché all'infinito. Questo avviene grazie all'attivazione di Amber Pro, che è una funzionalità aggiuntiva che amplia appunto le caratteristiche e le performance di questo prodotto. E quindi in questo video vedremo l'unboxing e nel prossimo invece vedremo appunto l'installazione e la sua gestione e configurazione, ma soprattutto vedremo come abilitare i container e nello specifico vedremo anche come installare Nextcloud con veramente pochissimi click. Unboxing. Questo è l'imballaggio che ho ricevuto. Questa è, come vedete, l'etichetta, c'è scritto Sistemista Italiano. Adesso proviamo ad aprirlo e vediamo cosa c'è dentro. Andiamo ad aprire la scatola. Credo che mi serva qualcosa per fantastico multiuso preso da Leroy Merlin. Allora, l'imballo mi sembra perfetto e questo qua è il prodotto, che ora vediamo le caratteristiche. Amber, Bring Your Digital Life Home. E qui abbiamo Amber Documents, Photos, Video e Data. Questo è uno storage, però non è un NAS classico, perché è un NAS orientato al cloud, totalmente al cloud. Infatti, diciamo, il loro slogan è Personal Hybrid Cloud, perché consente di avere un cloud, però in casa. In pratica potete accedere al vostro dispositivo e ai vostri file da qualunque parte del mondo e avere una sincronizzazione in tempo reale con tutti i dispositivi, compresi i cellulari. Inoltre, questo la caratteristica per me è molto importante è che supporta già un ambiente Docker, cioè c'è già un ambiente Docker installato e quindi può essere arricchito con tantissime applicazioni purché siano compatibili con Docker, quindi voi potete installare qualsiasi applicazione Docker. Ce ne sono molte che sono già certificate, altre sono da provare, però lui, diciamo, è agganciato al repository Docker Hub. Questa è la versione con due dischi da 2 terabyte. Ed è anche router, infatti questo dispositivo può essere usato anche come router e quindi può essere messo diciamo o a monte o a valle del vostro, anzi scusate, a valle del vostro router, perché essendo un router puro non ha chiaramente la connessione RJ11 HDSL o VDSL e quindi deve essere collegato a valle del router e può essere usato come router, quindi anche come firewall, o può essere usato per fare una rete a parte
nella vostra casa, se volete creare una rete a parte, e sia Wi-Fi che LAN, che Ethernet, ha una Wi-Fi, c'ha due hard disk e c'ha quindi già il RAID preconfigurato in RAID 1, però si può fare anche RAID 0, ma è sconsigliato perché non avreste ridondanza. Allora, vediamo la parte di destra. Only One Simplicity, backup automatico, personal hybrid cloud, come dicevo prima, AI Powered Data Organization, quindi sì, c'è anche in tedesco e in francese, quindi organizzazione di dati basata su intelligenza artificiale, Wi-Fi router, VLAN router e router Wi-Fi. Multi-user support, quindi supporta molti utenti, per cui ogni utente può avere la sua spazio riservato di storage. C'è una CPU Intel, questo è anche molto importante. Smart video streaming, in grado di fare streaming video verso dispositivi remoti, quindi cellulari o televisioni o dispositivi TV che supportino, diciamo, il protocollo, e quindi potete vedere in streaming i contenuti audio-video che avete su questo storage. Quindi abbiamo un processore Intel Dual Core Gemini Lake CPU. Dual core vuol dire quindi con due, diciamo, processori virtuali nello stesso processore, e per questo è un ottimo processore, quindi sicuramente questo dispositivo avrà delle ottime prestazioni. Due hard disk in RAID 1 mirror storage, come dicevo prima. Qui non è specificato lo spazio, però in questa versione, che mi sembra sia il Plus, poi lo vedremo, ha due hard disk da 2 tera, quindi in RAID 1 avrete un unico volume da 1 tera, scusatemi, da 2 tera. Un unico volume da 2 tera. In RAID 1 significa che se si rompe un disco, avete già il secondo disco che entra in funzione senza aver perso dati. Mentre la versione più piccola è due dischi da 1 tera, per cui in RAID 1 avete 1 tera solo di spazio. C'è un router built-in, quindi all'interno c'è un router Wi-Fi. Poi una porta HDMI, per cui è possibile collegarlo a un monitor o a una TV. Probabilmente avrà una sua interfaccia grafica direttamente in uscita dalla scheda video. Una scheda di rete Gigabit One, quindi lato One, perché appunto questo, come dicevo, è un router, quindi ha due porte di, diciamo, due interfacce di rete opposte, una sulla WAN e una sulla LAN. In realtà questo ne ha due sulla LAN Gigabit, quindi anche questo, ragazzi, non tutti ve lo danno, come diciamo, dotazioni di comunicazione di schede di rete. Non tutti i NAS ce l'hanno. Questo ne ha due LAN Gigabit e una WAN. In più, cosa molto importante, due porte USB 3.0, di cui una Type A e un'altra Type C. Quindi è già al passo con le tecnologie, perché, come vedete, due porte USB 3.0, di cui una Type-C. Molto interessante, perché ormai il Type-C sta diventando uno standard, se non lo è già diventato, e dovrebbe rimpiazzare tutti i vecchi modelli di USB, diciamo. Il sistema operativo è AmberOS, è un sistema operativo basato su Linux, però non è open source, quindi chiaramente diciamo, non è possibile modificarlo, distribuire il codice, però sicuramente sarà un sistema operativo con frequenti aggiornamenti da parte della casa, che è Lattice Work. Adesso andiamo ad aprirlo e vediamo com'è organizzato il contenuto. Ok, andiamo ad aprire l'involucro, quindi togliamo il cellophane. Perfetto. Oh, e vediamo che cosa c'è. Allora, polistirolo sopra. Poi abbiamo un cartellino di benvenuto. Let's get you connected. La scatola con praticamente gli accessori. Vediamo cosa c'è dentro. Abbiamo una quick starter guide, quindi la guida di avvio rapido, anche questa, l'alimentatore,
come vedete è un alimentatore simile a quello dei portatili, un cavo di rete nero, e poi abbiamo la spina europea e la spina UK. Poi qui abbiamo ovviamente la bustina antiumidità. Qui abbiamo sulla base sempre di polistirolo il prodotto vero e proprio. Quindi apriamo anche questo, ben imballato con questo cellophane, diciamo questa bustina di plastica cerata. E questo qua è il prodotto, che ora vedremo meglio da vicino. Eccolo qua, questo è il nostro prodotto, le porte di comunicazione, come dicevo, 3 NIC, 2 gigabit lato LAN e 1 gigabit lato WAN. Poi abbiamo una porta USB 3.0, ah, abbiamo un USB Type-C, vabbè, c'è il tasto VPS, un HDMI e il tasto di accensione e poi il tasto di alimentazione. Sotto abbiamo le etichette col seriale e il QR code, il logo è, come vedete, c'è anche una buona, diciamo, l'involucro è ben areato perché ci sono le prese d'aria molto che girano lungo tutto intorno. Il NAS, e poi abbiamo anche una grande presa d'aria in alto, credo che ci sia anche una ventola dentro. Facciamo un'ultima panoramica. Ecco, abbiamo visto l'unboxing di questo prodotto che appunto è un NAS, ma ha orientato più al cloud, come dicevo appunto, permette di creare un cloud ibrido, quindi un cloud in casa, grazie e poi alle funzionalità aggiuntive con Amber Pro, che appunto sono delle funzionalità aggiuntive che si possono aggiungere al NAS, vi consente anche di creare qualsiasi tipo di applicazione grazie ai Docker. Quindi la cosa importante è appunto quella che il vostro NAS diventa un vero e proprio esecutore di container e quindi potete ampliare le applicazioni pressoché all'infinito. Nel prossimo video appunto vedremo l'installazione e la gestione sia da web che da desktop app e quindi potremo esplorare al meglio tutte le caratteristiche di questo prodotto. Vi ringrazio per aver seguito il video, vi invito a mettere un mi piace, a condividere il video, iscrivervi al canale e a ricordarvi che senza sistemisti l'informatica non funziona. Al prossimo video.